Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Oggi il secondo tutorial sul mondo degli artificiali. Io, Francesco, mi occuperò dei minnows e seguirà quello delle gomme. Spero abbiate già visto quello di Nicola su ondulanti rotanti. Beh, se non lo avete visto, finito di vedere questo, andatelo subito a vedere. I minnows nascono negli anni 30, quando Lauri Rapala, un boscaiolo finlandese, sviluppa l'imitazione di un pesciolino, al quale attacca una paletta nella parte anteriore. Ed è proprio questa paletta che, grazie alla sua particolare idrodinamica, anima l'imitazione con un nuoto irregolare e che comunque lo fa sembrare un pesciolino in difficoltà o quantomeno ferito. Divideremo i minnows in quattro grandi categorie, in base allo strato d'acqua in cui lavorano. Lo strato d'acqua più alto è detto superficie, da qui il nome della prima categoria, i surface. Di surface ne esistono tanti, i più famosi, i popper. Sono minnows che presentano una concavità piuttosto accentuata sulla parte frontale e non sono dotati di paletta. Questa concavità è quella che permette all'esca, se recuperata in maniera corretta, di fare il tipico rumore pop. È di fatto questo rumore, con questa forte fonte di vibrazioni, che rende l'esca molto attrattiva o perlomeno fastidiosa. Per quanto riguarda i pesci d'acqua dolce, gli esperti consigliano un recupero fatto da piccoli strappi e con anche dei tempi morti, nel quale l'esca rimane appunto ferma. Tempi piuttosto lunghi, anche di un paio di secondi. Nelle acque salate il recupero è invece veloce, proprio a rappresentare un pesce in fuga presso la superficie. Lì dovete fare rumore, ragazzi. Altro tipo sono i VTD o Walking Dog. Il nome indica la tipologia di recupero e di movimento che avrà il minnows. Anche questo tipo di minnows non presenta paletta, e se recuperato a piccoli strappi permette il movimento da destra a sinistra e viceversa molto evidente, ma il rapporto ha un brevissimo spostamento frontale. Questo movimento lo rende molto accattivante e attraente, molto valido per predatori attivi come ad esempio il bass o nelle acque salate il serra. A differenza del popper, i VTD vanno mossi in egual maniera in mare. Se recuperato troppo velocemente, infatti, l'esca perde di efficacia. L'ultima tipologia per la superficie sono gli spybite. Sono minnows dalla forma prevalentemente allungata che presentano, ad almeno un'estremità, un'elica che produce molte vibrazioni e rumore. Non sono molto conosciute, ma di sicuro chi pratica da tempo avrà almeno uno di questi artificiali nella borsa. Seconda tipologia, i jerk. Nome che arriva dall'inglese to jerk, che indica la tipologia di recupero, per l'appunto strattonare. Molto interessanti e belli da utilizzare, portano spesso alla cattura di pesci in taglia. Hanno di regola una forma molto allungata e la capacità di sondare al massimo 1,5 metri di profondità. I pro pescano soprattutto nelle acque dolci in maniera molto morbida. Sì, strattonando, ma non eccessivamente, o comunque in maniera non consecutiva. Sarà proprio il periodo di pausa a dare spesso il via all'attacco. Nelle acque salate, invece, la velocità di recupero è molto più veloce e continuativa. A tutti gli effetti deve sembrare un pesce che cerca di sfuggire. Tecnica estremamente valida per i serra e le lecce, ma anche qualche spigola accade all'invitante jerk. I minnows. I minnows sono appunto la riproduzione in piccoli pesci. Ne esistono due tipologie, i floating e i sinking. I floating si muovono subito sotto la superficie, mentre i sinking si muovono durante il recupero scendendo più in profondità. La differenza ovviamente si ha su come gestirli. Floating e sinking vanno recuperati in maniera irregolare, facendo cambi di direzione abbastanza evidenti. Il fine è proprio quello di sondare più acqua possibile. Data la tipologia, il sinking può aiutarci nel sondare le zone più profonde. In alcuni casi ci potremo ritrovare persino ad avere l'artificiale che striscia, o in termine tecnico, ara il fondale. Per gestire la cosa ed evitare che lo stesso strisci sul fondo, a meno che ovviamente non lo vogliate,
basta alzare o abbassare la canna. In questo modo l'angolo di incidenza tra vetta e minnows cambia e lo rende quantomeno controllabile in fase di affondamento. Ad esempio, canna bassa, recupero veloce. Il sinking andrà più in profondità per quanto possibile. Canna alta, recupero lento, manterrà un assetto quanto più sollevato possibile. Ottime esche per i pesci svogliati, estremamente attiranti per i pesci affamati, buone anche per il disturbo. Terza tipologia, i crank. I crank si dividono a loro volta in due categorie, quelli ad assetto variabile e gli affondanti. Quelli ad assetto variabile si definiscono shallow runner, medium runner e deep runner, a seconda dello strato d'acqua che andranno a coprire. Gli shallow in superficie, i medium a mezz'acqua e i deep in profondità. La differenza tra le varie tipologie, anche su artificiali identici, è data dalla paletta, che risulterà molto corta negli shallow runner e molto lunga nei deep runner. Semplice, no? I senza paletta sono generalmente affondanti e l'effetto paletta viene conferito dalla particolare forma della parte frontale dello stesso minnow. Il recupero di regola con i crank va effettuato abbastanza velocemente e linearmente. Con questo tipo di esche moltissimi attacchi arrivano poco dopo il lancio, quindi consiglio di mettere subito in tesa il filo dopo la caduta, cercando però di non interrompere la stessa e di far lavorare l'esca sin da subito. Praticamente ogni tipo di predatore che attacchi un pesciolino può essere catturato con un minnows. Gli affondamenti, i movimenti, i colori e addirittura le forme sono tra le più disparate. Che siano attacchi per fame o per fastidio, il minnows rimane una delle esche più attiranti. Ragazzi, anche questo video è giunto al termine, il secondo di una serie di tre dedicati allo spinning. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, condividete e iscrivetevi al nostro canale. Veniteci pure a trovare sulla nostra pagina Facebook e sugli altri social, basta cercare Itinerari di Pesca e continuare a seguirci per un altro bel video sull'appassionante mondo dello spinning. Ah sì, mi raccomando, catch and release!